Io quando sento questo nome c'è il brivido nell'anima proprio. Non riesco ancora a parlare, sempre quella maledetta ferita che non si chiuderà purtroppo mai. Mi rifaccio sempre al fattore che sono un buon cristiano e so che se a Dio hanno ucciso un figlio, chi sono io per avere una vita diversa? Mi è successa, porto la mia croce addosso, io so dov'è mia figlia, perché lo sento, e so che prima o poi la incontrerò. Toccherà anche Ne hai parlato nel tuo libro e abbiamo letto delle tue parole, delle parole importanti. Posso fartele ascoltare? me. Va bene. Ilenia è stata per me un sogno, un grandissimo amore. E lo sarà per sempre. Era una figlia straordinaria, bella, intelligente, fantasiosa, affettuosa, ma anche tremenda. Aveva un carattere forte, indipendente. Siamo o troppo uguali o troppo presi dall'idea che ci siamo fatti della vita. Dal niente poi divenne un re. A volte era ribelle, ma proprio perché straordinariamente ricca dentro e vogliosa di affermarsi.